Ricordo, come voi avete scritto più volte, che la persona, ahimè, defunta, aveva già da più di 2 anni chiesto di uscire dal sistema di protezione. Ricordo che a livello nazionale sono 1200 i collaboratori e testimoni protetti, ampliando dai familiari sono 6000 persone, con un ingente utilizzo di uomini, donne e mezzi delle forze dell'ordine, evidentemente. Però ci tenevo a esserci perché far passare Pesaro e le Marche come terra di Ndrangheta, mafia e camorra è qualcosa che non meritano né i pesaresi né i marchigiani. Il comparto sicurezza è assolutamente all'altezza del controllo del territorio. Questo è quello che si può dire fino ad oggi, perché anche i particolari dei rilievi in corso